Ciao e buon pomeriggio. Vediamo un po' se viene qualcuno. Aspettiamo un attimo. Innanzitutto, buon lunedì. Se sei qua, buon lunedì. Perché lunedì è sempre un giorno un po' particolare della settimana. Di cosa volevo parlare in questo video? Vi volevo parlare di un atteggiamento, di un modo di pensare. Non so se hai mai sentito l'espressione ci metterei la firma. Allora, io sabato sera sono andato a cena con due miei cari amici, insomma, sono due imprenditori. Di successo, uno nel campo immobiliare e un altro è un avvocato, e parlavamo di come mi stanno andando, raccontavo di come mi stanno andando a me gli affari e l'attività negli ultimi 12 mesi. E ovviamente, sono rimasti un po' sorpresi perché ovviamente uno non si aspetta che una persona che fa un'attività di network marketing raggiunge certi livelli e anche certi guadagni, certo stile di vita, soprattutto facendo questo lavoro che non so se lo possiamo chiamare lavoro perché praticamente parlo con le persone o al telefono, ma anche ormai utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione lo facciamo anche molto via chat. Allora mi ha detto Lorenzo, se io potessi mettere la firma di raggiungere quello che hai raggiunto te per i prossimi 10, 20, 30 anni, ci metterei la firma. E mi ha detto, mi sembra che mi ha detto così, tu ci metteresti la firma? E io ho pensato, no, io non metterei la firma per continuare a guadagnare quello che sto guadagnando adesso per i prossimi 10, 20, 30 anni, anche se so che mi darebbe un'esistenza agiata, eccetera. Ma questa mentalità, ragazzi, di mettere la firma, di avere un reddito fisso, ok? Secondo me è una mentalità anche molto italiana e ha a che fare con la paura di perdere e con il bisogno di sicurezza. Innanzitutto, ragazzi, mi sentite bene? Forte e chiaro? Se mi sentite bene, mettete un like o un cuoricino. Allora, riassumendo, voglia di stabilità, voglia di avere una garanzia, voglia di avere un guadagno garantito per praticamente il resto della vita, così ho questo e posso stare tranquillo. Se da una parte posso capire, questa è la mentalità con cui siamo stati bombardati, non penso che sia, anzi sono certo, non è la mentalità del successo, non è la mentalità di una persona che vuole migliorare nel corso del tempo. Ti spiego perché. Penso che sia nostro dovere nella vita cercare di diventare delle persone migliori e di dimenticarci anche per un attimo di quello che è il nostro guadagno, sapendo che il nostro guadagno migliorerà quanto più noi siamo in grado di portare valore e di aiutare le altre persone. Quindi Jim Rohn diceva: il nostro guadagno dipende da quanto valore noi diamo al mercato. Quindi se diamo molto valore guadagniamo tanto e purtroppo non è una, o anche per fortuna, non esiste una cosa stabile nel mondo. Cioè c'è una legge che dice o si cresce o si decresce, non c'è niente che rimane stabile. Se pensate bene alla stabilità dello stipendio, la garanzia dello stipendio fisso, ce lo dà solo il lavoro dipendente. Il lavoro dipendente è un po', fra virgolette, una finzione, nel senso che noi dipendiamo, siamo sicuri in quanto c'è un'altra persona, l'imprenditore, che sta rischiando, un'altra persona che
Mentre noi abbiamo il nostro livello stabile, sempre quello, o con dei miglioramenti molto graduali, dall'altra parte c'è un'altra persona che invece si sta sobbarcando sulle sue spalle un rischio, e a fronte di quel rischio ha dei guadagni che possono aumentare e possono essere dei multipli, ok? Può guadagnare 2, 3, 4, 5, 50 volte quello che guadagniamo noi, oppure invece non guadagnare nulla, o peggio mi sento, rischiare, perdere, e perdere veramente tantissimo. Quindi noi che siamo in questa attività dove non c'è niente di stabile, ok? C'è l'attività del network marketing, che non c'è niente di stabile. Qual è l'atteggiamento giusto con cui dobbiamo affrontarla? L'atteggiamento giusto è quello di pensare che il nostro guadagno, pensare che i nostri risultati migliorino sempre con il tempo, pensare che il nostro business cresce gradualmente, convincerci che il nostro business cresce gradualmente nel tempo, e allo stesso tempo non ho attaccato che testa, non ho attaccato il microfono, vediamo un po' se adesso mi sentite un po' meglio con il microfono attaccato. Ciao Michele, ciao Sabrina, ciao Rosario, ciao Maurizio, ciao a tutti. Quindi pensare e utilizzare il nostro cervello per pensare a tutti i modi possibili per far crescere e per far migliorare il nostro business, uno, e numero due, pensare a tutti i modi possibili per svilupparsi noi, per svilupparsi come persone, per diventare delle persone sempre più organizzate, sempre più forti, che riescono a portare molto più valore al mercato. Quindi studiare e applicarsi, sapendo che è un percorso e vedendoci lontano, avendo una visione di quella che può essere la nostra vita qui fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, e cercando di immaginarci la nostra vita nel modo migliore che ce la possiamo immaginare. Perché qualcuno diceva: se puoi immaginarlo, puoi farlo. Allora io non vedo perché noi non dobbiamo immaginarci la nostra vita molto, ma molto migliore di quella che è in questo momento. Se ci avete qualche osservazione, qualche domanda, Fabiana diceva meglio prima, si sentiva bene. Ecco, datemi delle opinioni. Adesso vi ringrazio se mi date delle opinioni sull'audio. Ok, qua l'audio è aperto, si sente bene, forte e chiaro? Ci avete delle osservazioni da fare? Quindi io la cosa che vi dico e vi consiglio di fare, ragazzi, è quella di vedervi in modo migliore, di cercare di abbandonare la paura di perdere, la paura che diminuiscano i vostri risultati, e pensare a tutti i modi affinché i vostri risultati aumentano. È possibile, grazie a Dio siamo in un settore in crescita. Si sente bene Massimede Maluccio? Caspi, che peccato che non mi vedi bene, che peccato, non sai che ti perdi. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, se uno è un settore che si sta declinando, ok, anche lì sviluppandosi e cercando di portare dei servizi migliori, può sicuramente ritagliarsi la sua fetta di mercato. Ma se uno è come noi, in un settore che sta aumentando a delle cifre incredibili rispetto agli altri settori, non mi ricordo bene, ma penso circa un 10% all'anno in genere aumenta il nostro settore. Ok, se stiamo in un settore di questo tipo, non solo possiamo ritagliarci le nostre fette diventando dei network marketer migliori, diventando dei leader migliori, diventando dei comunicatori migliori, ci sono le informazioni, c'è il supporto, abbiamo veramente tutto a nostra disposizione. L'unica variabile, come al solito, che dobbiamo mettere siamo noi. A questo punto è solo una questione di prendere veramente la decisione di metterci questa variabile, di impegnarci per acquisire nuove competenze, per avere nuove idee, per lavorare sempre al meglio. Barbara, grazie Barbara, ok?
Dipende da noi, assolutamente, dipende assolutamente da noi. Adesso vi chiedo un'altra cosa, io perché ho sempre un dubbio, ma dove, perché voi sapete che noi attiriamo la nostra realtà, in quello che noi vediamo nella nostra realtà lo attiriamo a noi. Io vorrei un attimo capire da dove mi state guardando, dove, in che zona dell'Italia siete, scrivetemi la città. Ok, voglio vedere se quello che penso sia vero, da dove mi state seguendo? Dove si trovano le persone che stanno guardando questo video? Dove vi trovate? Poi vi spiego perché è importante per me. Quindi scrivete sotto questo video la città o la regione in cui siete. Ok. Ok, allora, con tutto il rispetto per le persone, ecco, adesso, allora, dal lettone, vabbè, dal lettone, ma dove, insomma, c'è chi sta sul divano, chi sta sul letto. Sabrina, da mercoledì sono in maternità, da allora sarà solo focus. Grande Sabrina. Con Sabrina, insomma, ci abbiamo veramente. Sabrina, io credo moltissimo in te e faremo grandi cose insieme. Ecco, adesso vi dico perché. Ma secondo voi, io ho notato questa cosa, che tra le persone che mi seguono, ho fatto anche un'indagine all'interno della mia newsletter, le persone che io veramente attiro alla mia realtà sono dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte e dall'Emilia Romagna. Queste sono principalmente le persone. Poi c'è Rosario di Napoli, Roma, siete benvenuti, tutta la Sicilia, Maurizio, eccetera, siete tutti benvenuti. Ma la cosa che, ecco, mi fa un attimo stacco è che ho principalmente ci sono queste regioni a seguirmi. Non lo so perché, forse sarà un seguito, ok? Sarà un seguito, no, un seguito, scusate, sarà il fatto che un giorno dovrò trasferirmi in queste regioni che tra l'altro amo moltissimo. Non lo so perché, forse, anzi lo so perché, la realtà è che il modo di pensare, il modo di affrontare la vita, di affrontare il lavoro, ci aiuta, è un qualcosa che siamo veramente, siamo in sintonia. Quindi io mi auguro di averti passato il messaggio questa sera, mi auguro che tu non metti la firma sul risultato, mi auguro che tu veda sempre la possibilità di crescere, la possibilità di migliorare, la possibilità di stare meglio, perché se ce lo dice Walt Disney, quello che puoi concepire, quello che puoi sognare, puoi anche fare, e quindi io ti invito sempre a sognare di stare meglio, ovviamente senza dimenticarsi da dove si è partiti, mai, senza dimenticarsi che magari una persona, soprattutto nel nostro settore, noi siamo pagati per aiutare le persone che sono più in difficoltà di noi. Noi le prendiamo per mano e le guidiamo in un percorso di crescita, un percorso di miglioramento, qualcuno diceva che ho sentito recentemente che qualcuno dice il modo migliore per guidare gli altri è con l'esempio. In realtà l'unico modo per guidare gli altri è con l'esempio, è quello di veramente fare quello che noi chiediamo agli altri di fare. Io, se non so se sentite la mia voce, l'ho fatto tutto il pomeriggio. Tutto il pomeriggio ho parlato con Jenny, Ambra, Maria, adesso mi aspettano Umberto e Elisa per cercare di trasmettere, per cercare di dare una visione, ma la visione è straordinaria, siamo in un percorso incredibile. Bene ragazzi, io mi auguro che questo video vi abbia dato valore, mi auguro che veramente iniziate a guardare le cose non come sono, ma come potrebbero essere. Iniziare a fare questo focus mentale, a guardare le cose come potrebbero essere, perché se noi guardiamo le cose come sono,
non è che le possiamo migliorare più di tanto, dobbiamo avere sì guardarle come sono, vedere la realtà, affrontarla, guardarci allo specchio, fare un recap dei nostri difetti, dei nostri pregi, per poi però andare a progettare la strada dove vogliamo andare. Siamo nel nostro punto A, nella nostra mappa, dobbiamo guardare, girare il viso e alzare gli occhi per andare nella direzione del nostro punto B. Quindi io vi auguro, io mi rimetto a lavorare, ma aspetta una lavorare, ok? Ritorniamo sul discorso, dico lavorare, anche se forse il lavoro vero è un altro, magari c'è qualcuno che sta seduto in un ufficio dalla mattina alla sera, che sta, non lo so, che cosa sta facendo, cioè sta, che si sta sporcando le mani, che sta sudando, questo è per me un divertimento e non riesco a vederlo nella maniera più assoluta come un lavoro, e mi auguro che anche tu lo veda allo stesso modo. Dicevo, se questo video ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici. A me mi puoi trovare qua su Facebook, sul mio profilo o sulla mia pagina, sul mio blog lorenzosicetti.com. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo aggiornamento. Anzi, grazie a voi, mi dite grazie, vi dico prego e io vi dico grazie per seguirmi, grazie per vedere questo video. Da parte mia cercherò di fare in modo di dare sempre più valore, di portarvi delle informazioni veramente alla grande. Buona serata ragazzi, vi voglio bene, ciao, buona serata veramente, buon lunedì a tutti.